anche quest'anno riproponiamo l'attività di raccolta e riutilizzo dei giocattoli con l'iniziativa Rigiochiamo, assieme a Poste Italiane, che ci ha dato la possibilità di ricevere tantissimi giocattoli uno ad uno, la Prologo di Caltanissetta e ovviamente la Croce Rossa Italiana, che provvederà alla consegna per il giorno dell'Epifania. Tanti bambini della nostra città e non solo, anche della regione Sicilia, alcuni comuni ci hanno chiesto la possibilità di poter usufruire di questa iniziativa e di questi giocattoli che ci sono stati gentilmente donati dai bambini delle scuole. Noi abbiamo aderito a questa bellissima iniziativa che appunto ha raccolto le lettere nonché i giocattoli per i bambini più bisognosi. Una nota di gioia in questo Natale, che se anche è una festa che sentiamo tanto, però certamente in questo momento un po' sottotono. L'iniziativa già da anni viene proposta sul nostro territorio, quest'anno ha avuto una partnership importante, che è quella di Poste Italiane, che ci ha permesso di incrementare notevolmente il quantitativo di giocattoli da poter distribuire per far sì che siano più bambini della nostra regione a poter godere di una Epifania diversa. Abbiamo sposato il progetto Rigiochiamo in collaborazione con le Poste Italiane, per cui siamo venuti qui a ritirare centinaia di giocattoli che per l'Epifania noi consegniamo a tutti i bambini della nostra comunità di Serra di Falco, soprattutto ai bimbi che hanno maggiore necessità. Utilizzare un gioco, riutilizzare un gioco che è stato già usato da un bambino ha una importanza sociale molto forte. Significa dar la possibilità a un bambino di imparare che quel che non è più utile per te lo può essere per un'altra persona. L'importante è che il giocattolo sia ben tenuto, sia pulito, sia sistemato, quest'anno anche sanificato, ma ha un'importanza fondamentale per l'educazione del bambino, per la sua crescita. Serve a far capire che non tutto quello che serve a me non è detto che non serva a un'altra persona. Se questi giocattoli vanno a finire a dei bambini che non hanno la possibilità di acquistarlo, credo che per loro diventerà un giocattolo di grande valore. Molti dei giocattoli che sono stati donati e portati qui sono giocattoli nuovi. Questo ci fa capire che ci sono stati bambini che sono stati magari hanno più possibilità o più sensibili e hanno preso un loro giocattolo nuovo, non usato, e hanno deciso di donarlo a un bambino che non poteva permetterselo.